avete fatto oggi? Il giardinaggio, poi abbiamo visto lo chef e abbiamo visto un film delle api. Cosa vi hanno insegnato? Che non si butta via gli scarti. L'impianto di San Zeno ha aperto le sue porte ai più piccoli e non solo per l'iniziativa Zero Spreco. È stata infatti una mattinata ricca di eventi didattici dedicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni che hanno potuto anche visitare l'impianto. È un'iniziativa che vuole stimolare tutti quanti alla riduzione dei rifiuti. Quest'anno tra l'altro cade in un momento molto importante perché l'impianto è stato riconosciuto in R1. Questo significa che si passa da un impianto di smaltimento, il vecchio concetto di inceneritore, a un impianto totalmente organizzato in maniera nuova e moderna e rivolto al recupero. Quindi qui si fa recupero di materia, di calore, di energia. E tutto ciò va fatto conoscere con esempi semplici come la vita delle api ai più piccoli e va fatto conoscere con appuntamenti di formazione per professionisti quali gli ingegneri, i periti. Siamo qui perché uno zero spreco, perché secondo me è importante vedere già dal momento della produzione, quindi la nostra che è ormai politica da anni dell'esaltazione del chilometro zero, un prodotto del territorio, riducendo soprattutto gli sprechi e soprattutto anche, come stanno vedendo anche questi bambini che sono qui oggi, come riutilizzare gli scarti che spesso si vengono fuori in cucina. Quindi educando il bambino sia a una corretta alimentazione, come normalmente facciamo noi come Coldiretti nelle scuole, ma anche nel riutilizzare e nel riciclare tutto quello che sono i prodotti d'avanzo. La giornata ha inaugurato il progetto Zero Spreco, un ampio programma di alternanza scuola-lavoro che verrà promosso da Oxfam Italia e AISE Impianti il prossimo anno scolastico nelle scuole medie superiori di Arezzo. Dove ci saranno sempre momenti di formazione e momenti di divertimento, ci sarà sempre la musica, insieme a quello che è un atteggiamento nuovo, consapevole, quindi dalla conoscenza impiantistica anche alla conoscenza di piccoli gesti quotidiani che fanno veramente la differenza. E sempre nell'ambito del progetto Zero Spreco, venerdì 8 settembre prenderà avvio nell'area verde di San Zeno la quarta edizione del Warehouse Decibel Festival, che presenterà anche quest'anno alcuni tra i migliori gruppi emergenti locali, provinciali e regionali, assieme ad ospiti di spicco del panorama musicale nazionale ed internazionale.